Ben ritrovati amici telespettatori della Web TV Studios. Oggi ci troviamo nelle vie di Roma e stiamo per arrivare al Blue Moon, un fantastico locale erotico. Ma sapete perché? Questa sera incontreremo un artista eccezionale, di fama mondiale. Venite con noi. Bene. Amici telespettatori di Web TV Studios, questa sera ci troviamo al Blue Moon di Roma e abbiamo qui con noi Lisa Torrisi, una fantastica ragazza, ma che dico, fanciulla. Come va Lisa? Bene, grazie per i complimenti. Fanciulla, no dai, qualche anno c'è ormai. Io dico, sono emozionato, è bellissima, guardarla così, veramente una cosa fantastica. Allora, voi dovete capire che qui la fantastica Lisa è un'artista tutto tondo del mondo dello spettacolo, vero? Ma Lisa, io ti voglio chiedere, no? Si sente tanto che tu sei così la pornomaga. Cosa vuol dire pornomagia? La pornomagia è uno spettacolo erotico, porno, diciamola come sono le cose, solo che io faccio anche giochi di illusionismo, quindi unisco l'illusionismo all'erotico, semplicemente. Ho capito, perfetto, quindi fai, diciamo, uno spettacolo innovativo, unisci quello che è l'erotismo con l'illusionismo e il prestigio. Bene, come è iniziata questa pornomagia? Perché tu sei la prima che ha introdotto quest'arte qui in Italia, perché ti piace la magia e l'hai voluta unire al porno? Allora, il mio percorso è iniziato prima di tutto sui set, quindi ho girato il mio primo film, ho cominciato poi con gli spettacoli, dopodiché io mi annoiavo di fare lo spettacolo da classico porno star, quindi era una cosa, io sono abbastanza un artista particolare, mettiamolo così, e quindi ho pensato proprio in Austria, mi trovavo in Austria, di inserire la magia che già studiavo, quindi già facevo trucchi di illusionismo, e ho detto perché no, portiamolo in Italia, diamo questa novità, e così è nata la pornomagia, quindi sono la prima pornomaga italiana, per quello che conosco. Bene, adesso io ti volevo chiedere, no? Tu sei un'artista poliedrica, ti volevo chiedere il tuo passato, come hai iniziato nel mondo dello spettacolo, levando la pornomagia? Allora, per tanti anni ho fatto la modella, questo insomma è una cosa che sanno un po' tutti, dopodiché un giorno tramite un casting a Milano, che non c'entrava nulla con l'erotico, un regista mi ha detto: ma sai che sei molto erotica, io ti vedrei proprio bene in un film porno, in un contesto porno. Io dico: ma te sei scemo. Invece poi dopo qualche settimana mi è arrivata la richiesta di un regista di film hard, e lì è iniziato il mio percorso. Io per curiosità, perché sono una persona molto curiosa, quindi ho voluto vedere che cosa fosse, e di lì non mi sono più fermata. Ho l'attivo 15 film, adesso ho girato il mio primo film da regista, che è La Cariola, e continuiamo. Beh, allora, proprio rimanendo nel porno, un consiglio che dai ai nostri telespettatori che ci seguono a casa, per coloro che volessero intraprendere questa strada, cosa fare? Prima di tutto è una scelta molto difficile, molto dura, perché il porno, come un po' tutti i settori, è molto in crisi in questo periodo. Io dico di sicuramente rivolgersi alle persone giuste, quindi ai veri professionisti del settore, perché in questo settore girano anche persone che alla fine, di cui non ci si può affidare molto. Quindi dico sempre: rivolgetevi alle grandi case di produzione, e poi soprattutto se siete davvero sicuri. La sicurezza al 100%, perché poi non si torna indietro, quindi giustamente bisogna essere portati e avere la consapevolezza di quello che si fa. Ma nella vita reale, Lisa Torrisi, chi sei tu veramente? Descriviti, come sei? Sono quello che vedete, sono Lisa Torrisi, a 360 gradi sempre attiva, faccio tantissime cose oltre il porno, quindi scrivo per Mondo Spettacolo, collaboro con un programma radiofonico di Napoli, faccio un po' di tutto di più, quindi non lo so, sono quella che sono, io lavoro sempre. Il tuo film che ti caratterizza, quello più bello che tu hai fatto?
Beh, guarda, io il film che mi è rimasto più impresso è stato quello per la Private con Omar Galanti, una grandissima produzione americana. Dopodiché il mio primo film da regista sicuramente, La Carriola, che uscirà a breve. Lì, oltre che attrice, sono stata anche regista del film, quindi è stata una prova molto difficile. Poi avevo i ragazzi che avevo selezionato personalmente, quindi è stato un ruolo duro, però bello e piacevole, che ripeterò. Ma voi, amici a casa, dovete sapere che questa fantastica donna è anche una scrittrice, è vero, Lisa? Beh, collaboro, scrittrice è una parola molto grande, comunque collaboro per Mondo Spettacolo, ormai è un anno e mezzo che c'è questa collaborazione, ci occupiamo di spettacolo a 360 gradi, quindi interviste, articoli con tutti i personaggi noti dello spettacolo italiano. E quindi sì, poi mi diletto molto a scrivere, sono articoli e cose varie. Perfetto, bene, allora qui con questa fantastica ragazza, sei uno splendore veramente della natura, noi ci troviamo al Blue Moon di Roma con la Web TV Studios. Vuoi fare un saluto a casa? Ma sì, saluto tutti i telespettatori e un saluto a Web Radio TV e grazie a tutti, un bacio. Bene, qui è tutto dalla Web TV Studios.